Allora, parliamo dei generatori in serie e dei circuiti elettrici. Quando in due recipienti di liquido collegati, praticamente due vasi comunicanti, succede che il liquido è posto a livello diverso, c'è una corrente di liquido che va dal recipiente in cui il liquido è posto ad altezza maggiore verso il recipiente in cui è posto ad altezza minore. Quindi diciamo a un certo punto si elimina questo dislivello e i due recipienti si ritrovano diciamo, con lo stesso con liquido alla stessa altezza. Per ripristinare la differenza bisogna usare in questi casi una pompa idraulica che preleva il liquido dal recipiente in cui il liquido è posto ad altezza minore e lo riporta verso quello in cui è posto ad altezza maggiore e così ripristina questa pompa idraulica continuamente questa differenza di potenziale. Ora, che poi è la causa della corrente di fluido. La stessa cosa succede in elettrologia col generatore, cioè è necessaria una differenza di potenziale per far sì che vi sia un flusso di corrente elettrica. E questa corrente però, fluendo, tende ad annullare la differenza di potenziale che quindi si deve ripristinare e non si può fare mediante una pila o un altro generatore di tensione. Il generatore ideale di tensione contiene un dispositivo capace di mantenere ai suoi capi una differenza di potenziale costante per un tempo indeterminato e qualunque sia la corrente da cui è attraversato. Facendo un esempio concreto, come questo della pila, questa ha la stessa funzione della pompa, nel senso che preleva le cariche positive dove il potenziale è più basso, cioè quando c'è il polo negativo, le porta dove il potenziale è alto e quindi le cariche poi da qui scendono lungo il dislivello elettrico, accendono la lampadina perché hanno creato praticamente una corrente elettrica. I circuiti elettrici sono praticamente costituiti da più conduttori. In particolare possiamo collegare i terminali di una lampadina, i poli di una pila, per esempio con due fili di rame, per fare giusto un esempio di circuito elettrico, così c'è passaggio di corrente elettrica, la lampadina si illumina, abbiamo appunto creato un semplice circuito elettrico. Quindi in generale diciamo che un circuito elettrico è un insieme di conduttori connessi tra loro e collegati a un generatore. Se questa catena di conduttori non è interrotta, il circuito si dice chiuso, e c'è passaggio di corrente elettrica, mentre se è interrotto il circuito è aperto e non fluisce corrente. Allora, ecco l'esempio della lampadina e dei due fili di rame, quindi un circuito costituito da questi tre conduttori e dalla pila, ed è rappresentato con lo schema circuitale accanto, cioè la lampadina negli schemi circuitali è rappresentato circonferenza con dentro una specie di X e poi questo è il simbolo tipico del generatore di tensione, nel nostro caso della pila, e poi c'è la corrente che fluisce nel verso che va dal polo negativo dove è di più bassa la differenza della tensione verso il polo positivo e poi continua il suo percorso. Allora, questi sono i simboli circuitali. Abbiamo il generatore di tensione continua in cui si nota che la lineetta associata al polo negativo un attimino più spessa, la lampadina, il filo di collegamento, l'interruttore aperto e chiuso. E tre lampadine sono collegate in serie quando sono poste una di seguito all'altra. Naturalmente può succedere per 3 o più, 4, 5, 10, quanto ne vogliamo. Lo schema circuitale, questo lato, mette in evidenza che quando c'è un collegamento in serie di conduttori, come in questo caso di lampadine, queste in collegamento in serie sono attraversate dalla stessa corrente elettrica. Praticamente la
la corrente fluisce dal polo negativo al polo positivo della pila, va a, diciamo, la prima lampadina, quindi si accende, seconda, terza e poi riprende il suo percorso, e questo lo notiamo nello schema circuitale. Non ha più conduttori, quindi sono collegati in serie quando sono posti uno di seguito all'altro e sono percorsi dalla stessa corrente elettrica. Questo è il caso delle lampadine all'albero di Natale o delle luminarie, laddove se si brucia una lampadina si praticamente apre tutto il circuito e la corrente non circola più e si spengono tutte le altre lampadine. Un collegamento invece è in parallelo quando abbiamo dei conduttori, come questo esempio tre lampadine, che si trovano nella stessa di differenza di potenziale, ma tali che praticamente ai loro terminali praticamente si ha la stessa differenza di potenziale, ma la corrente diciamo si ripartisce tra queste lampadine. Infatti, cosa succede? Succede che quando la corrente fluisce e intercetta il nodo A, come vedremo nella legge di Kirchhoff, si tripartisce in un rame 1, in 2 e 3, e poi queste tre correnti confluiscono nel nodo B e poi riprende la corrente del proprio percorso. Lo schema circuitale di riferimento è questo. Come si può notare, ai morsetti, ai capi, le tre lampadine sono collegate alla stessa differenza di potenziale, che è esattamente la differenza di potenziale del generatore, la nostra pila. Allora, più conduttori sono collegati in parallelo, appunto, si hanno i primi terminali connessi tra loro come i secondi, e questo è il nostro caso, e quando sono sottoposti appunto alla stessa differenza di potenziale. In questo esempio abbiamo fatto, ovviamente ho già detto che la differenza di potenza è quella fornita dalla pila stessa, ed è importante il collegamento in parallelo perché nel nostro caso gli utilizzatori elettrici, quindi lampadine, televisori, elettrodomestici, eccetera, sono tutti collegati in parallelo. Questo è importantissimo per far sì, per esempio, che si possa guardare la televisione quando è spenta la lavatrice, o così possa lasciare aperta la luce in una stanza e chiuderne altre, eccetera. Perché se così non fosse, cioè se il collegamento fosse in serie, spegnere per esempio la lavatrice o la televisione significherebbe aprire il circuito e si spegnerebbero anche le lampadine che fino a quel momento avevamo acceso, le avevamo tenute accese, perché in effetti non ci sarebbe più passaggio di corrente elettrica. Allora, rispondete alle domande 11 e 12 di pagina 815 e alle domande 13 e 14 di pagina 816.